Ciao a tutti e benvenuti alla sesta puntata di Traffic. In questa puntata una grande novità, due nuovi personaggi Traffic, Babi e Sophie. E in più tratteremo un argomento molto delicato, l'omosessualità. Pensate, c'è ancora chi la vuole curare, ma guardiamoci il servizio. Ragazze, che cosa ne pensate dell'omosessualità? Per me ognuno fa quello che vuole. Ognuno fa quello che gli pare. Esatto, non c'è niente di male, è solo una variante così. Ah. E si può vivere tutti insieme? Sì, sì, sì. Senza problemi. In armonia? Sì, sì, sì. Beh, penso che ognuno è libero di fare quel che vuole, l'amore è uguale per tutti. Io non c'ho nessun problema, nel senso ci sono tanti che non accettano di incontrare persone o stare con persone omosessuali, invece sono tranquillissimi. Sono come gli eterosessuali. E certo. Beh, sì, credo di sì, anzi, credo che ci sia molta ignoranza e che i giovani debbano essere istruiti sin dai primi anni, quindi la scuola in questo caso è fondamentale, i docenti e i genitori dovrebbero istruire i ragazzi a... Perché siamo tutti uguali. Relazionarsi. Ma direi di sì, penso che questo è un messaggio che debba passare ovunque, in ogni istituzione, così. Abbiamo qui una ragazza che ha molti amici omosessuali. Sì, io ho 4 amici gay e non ho niente in contrario e anzi non sopporto chi li deve trattare male, menare oppure discriminare perché loro sono così. Oppure i genitori che non li capiscono, che li mandano via di casa, che non li vogliono più vedere, ma che motivo ci sta? Cioè, sono ragazzi come noi, sono persone come noi e io non sopporto chi li tratta male, anzi li farei fuori tutti se fosse per me. Non bisogna fare assolutamente le discriminazioni, giusto Sofì? Anche lei è d'accordo. Che cosa ne pensate dell'omosessualità? Ah, e la differenza? Siamo tolleranti, sì, sì, sì. Siamo tutti uguali. Tutti uguali, sì, sì. Penso sia uno stile di vita. Cioè, come l'eterosessualità, insomma, se uno ci nasce, quello è. Non penso che vada discriminata o, insomma, altre... Si può convivere fra omosessuali e eterosessuali? Sì, io ho un amico omosessuale, un amico come un altro, insomma, non trovo nessun tipo di differenza qui. Ciao! Ciao! Come ti chiami? Pablo. Allora, qui ti volevamo chiedere una cosa molto importante, Pablo. Che cosa ne pensi l'omosessualità? È una cosa molto seria. Ma penso che ognuno possa vivere come meglio crede, non, è indifferente le preferenze sessuali, quindi... Quindi si può tranquillamente convivere, no? Sicuramente sì, penso di sì. Io penso che si può convivere benissimo con chiunque, cioè a prescindere, sembra una frase fatta, la solita, la classica, però a prescindere dal sesso, a prescindere dalla razza, dal credo politico, religioso e qualsiasi tipo di cosa. Quindi insomma, poi già non mi piace dire omosessualità, siamo tutti uguali. Se tu incontri due gay, no? Che si baciano appassionatamente in una strada così molto romantico, che cosa ne pensi? Beh, ognuno ha le sue opinioni, a mio avviso non insomma, posso anche girarmi dalla parte opposta. Quindi reagisci in maniera di indifferenza proprio? Sì.
diciamo, apprezza di più le ragazze che si baciano. Ma come mai è sempre così, eh? Non è più naturale. Donne? Sì, secondo me, boh, poi può darsi che, cioè per me è più naturale, può darsi che, però anche le donne molto spesso dicono la stessa cosa. Sì, sui uomini. Allora facciamo un bacio tra donne. Sofì? A me dà fastidio vedere coppie omosessuali che si baciano. Fratelli carissimi, non mi piace raccontare le persone eterosessuali che raccontano i particolari della propria vita sessuale. Non mi piace che le facciano i gay. Non accetto assolutamente manifestazioni come gay pride e cose di questo genere. E che cosa ne pensa dell'omosessualità? È una domanda da fare. Porca miseria, a 77 anni una domanda così me l'aspettavo proprio. Mi sono piaciute sempre le donne a me, figurati un po'. Però tollera che uomini e uomini stanno insieme, donne e donne? Non sono molto allenata a questo discorso, però accetto, c'è una società differente, i tempi sono cambiati. Abbiamo trovato uno ora lungo il lago lì, si voleva affogare. Si chiama? No, era uno straniero, si voleva affogare, poverino, i carabinieri. Era ubriaco, era un viados. Ma quello sapevi che si dice viados? No, non lo sapevo. Ma... Che cosa ne pensi dell'omosessualità? Guarda che c'è Sofì che ti ascolta, eh? Quindi attenzione a quello che dice, eh? Cosa ne pensi? Cioè, ognuno è quello che è. Se tu incontri due gay per strada che si baciano appassionatamente, tu che cosa fai? Come reagisci? Beh, diciamo che a pelle un pochino fa effetto, deve essere sincero, insomma. Che cosa ti provoca nella pelle? Orticaria? Ma non esageravo, orticaria no. No, chiaramente, cioè, senza essere ipocriti, fa un effetto un po' strano, mettiamola così, insomma. Ciao Traffic. Ciao Traffic. Bella Traffic. Ciao Traffic. Ciao Traffic. Grandi. Ragazzi, benvenuti anche questa sera. Allora, mi diceva la signorina che questa sera tratteremo il tema di come poter curare l'omosessualità. Mi dispiace, non ho nessuna cura, anzi, vi posso fare un corso di drag queen, un corso di come diventare gay, ma non c'è. Noi siamo orgogliosamente gay, orgogliosamente drag queen. Vuoi ospitare le telecamere di Traffic nel tuo locale? Vuoi creare la tua pubblicità by Traffic? Cosa aspetti? Ci vediamo tra 15 giorni sempre su TEF Channel, canale 921 di Sky. Ciao!